La gente, il Doc, Trump e Obama sono qua presenti a guardare questa giornata clamorosa di Champions. Iniziamo subito dall'Inter. Risultato che gli sta stretto. Se era 6-7-0 non aveva rubato niente, ma io ho una teoria. Drubin, come si chiama? Trupin, portiere comunque del Benfica, aveva Lautaro al Fanta, nell'ultima giornata, che gli ha fatto 4 pere, gli ha fatto perdere la partita. Lautaro si è incazzato e ha detto: "Tu oggi non segni". Che cazzo imparato ha fatto? Anche Lautaro c'è da dire che due o tre volte, sei lì a tu per tu, ma cosa cazzo ti butti per terra? A caccia è una gran bomba, ce l'ha sta cosa Lautaro, eh. Però un cazzo da dire. A mani basse l'Inter li ha devastati, massacrati, massacrati, cioè. Era anche inutile gufare, era inutile gufare perché l'Inter ha meritato la vittoria ed è un risultato che gli sta stretto in culo. Meritava almeno il 4-0, almeno. Sono obiettivo. Siamo rivali, tutto quanto, però l'obiettività. Meritavate il 4-0. Passiamo al Napoli. Un Napoli che perde 3-2 con tante polemiche, perché adesso, amico mio napoletano, lo sai che io ti voglio bene, però. Che cazzo di rigore è? Cioè, raga, con tutto il bene. È vero che Nacho ha la mano così, ma prima gli tocca il piede, e da piede a mano è tanto così, cioè piede mano, ma questo non può mai essere rigore. Un conto che Osimhen tira e gli prende la mano. Calcio di rigore, calcio di rigore. Però, raga, piede mano non può mai essere rigore, su, cioè, scandaloso se avesse pareggiato così, mi dispiace, che poi il Napoli gioca benissimo, eh. Fa una grande partita contro un grande Real Madrid e tutto quanto. Attenzione perché qua il Napoli non frega mica un cazzo, eh. Comunque, che ancora mancano 20 secondi il Napoli, sa per finire. Però, regà, parliamo di un cazzo. Tutto bene, il Napoli fa una gran bella partita. Troppi errori individuali sui gol. Bellingham. Che giocatore è? Ma che giocatore è? Ma è insensato. È insensato come giocatore Bellingham, è insensato. È troppo forte anche Vinicius. Però ripeto, gran bel Napoli, davvero, un gran bel Napoli, non posso dire il contrario, ma il rigore a mio avviso non esiste. Poi scrivetemelo, cioè, voi avete meritato, cioè, meritavate forse anche il pareggio, però con un rigore che purtroppo, potete dirmi quello che volete, non esiste. Perché ripeto, un conto che gliela tira da Osimhen sulla mano e lo posso anche capire. Però, regà, cioè, un conto è così, un conto è che Osimhen tira e Nacho la respinge, pam, e mano, e calcio di rigore. No, per me non esiste. È buona. Comunque, gran giornata di Champions League, tutte le altre partite bellissime. Domani farò un recap generale perché c'è tanto da parlare di questa giornata di Champions League, eh. Un Manchester che perde, un Siviglia che non riesce a stare in vantaggio, ce n'è tante. Voglio che mi scrivete nei commenti sia se l'Inter meritava davvero di vincere 4-0, sia se il rigore del Napoli era calcio di rigore. Lo voglio vedere nei commenti. Un bacione dal Doc, commentate, lasciate like e iscrivetevi. Iscrivetevi perché più cresciamo, più ci divertiamo. Un bacione.